secondi, ce ne mette 5, 6, 7, 8. Volevo farvi vedere un segno della appendicite, perché poi ci saranno dei medici pratici, poi se non siete medici pratici avete qualcuno in casa che dice mi fa male la pancia. No? Io comprimendo come prima il passaggio e faringo esofageo e guardo lo stomaco, fingiamo che ci sia un'appendicite, lo stomaco cosa fa? Si dilata e poi si contrae. Dilatazione e contrazione dello stomaco. A questo punto, se un giovanotto può pensare piuttosto a un'appendicite, ma se è un uomo che ha già i suoi 90 anni, come lui, deve pensare anche che ci possa essere dell'altro, perché questo segno, riflesso gastrica specifica e contrazione, può distinguere la contrazione al medico straniero, sia appendicite o no, perché sia il diverticolite, non diverticolosi, diverticolite, appendicite, tumori danno questo riflesso. Io vi dico questo, nel soggetto, ammesso che lui abbia l'appendice, e io potrei anche accorgermene, se stessi bene di salute, qui c'è il cieco, tu parti sotto il cieco e trovi l'appendice. Allora, se noi premiamo dove dovrebbe essere l'appendice, io so dov'è, ma dove dov'è? Premiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10, 1, 2, 3 e si contrae. Quindi la sua sta bene. Poniamo il caso che ci fosse un appendicite, ecco, una fase acuta. Io ho visto un caso, non ne ricordo due, ma ho visto un caso in cui visitando lo stomaco c'era già in quel momento la contrazione gastrica tonica. C'era già la contrazione gastrica, senza che io lo toccassi, l'ho ricoverato, l'ho recuperato. Senza, grazie, no, no, cioè, grazie, grazie, grazie. E l'ho ricoverato. Allora, c'è un appendicite, lui dice, ma amico, adesso mi sento un po' meglio. Come dire, non mandarmi all'ospedale, vabbè, sta tranquillo. Anche senza sapere dov'è, più o meno lo sapete, premiamo sull'appendice. L'appendice dopo 1, 2, 3, 4, a seconda della gravità, porta un primo riflesso e poi alla contrazione. Ricoverate lo che fate meglio. Eh? Io mi